questo, e si dice che per il baratto pane morente si lasciasse il pane su questo sasso e chi veniva a prendere questo pane lasciava dei soldi nel vasetto, in un bicchiere d'aceto, per far sì che si sterilizzassero al contatto. Quindi un aspetto che noi riteniamo che la peste abbia colpito solo le grandi città, in verità ha decimato la popolazione delle campagne, insomma tutta Europa, ecco. Quindi sicuramente ha toccato e ha picchiato in modo molto duro, molto importante anche sul lago. Quindi gli aspetti legati alla peste a Como e l'aspetto dei notabili che si rifugiarono a Bellagio è un aspetto molto importante. Se ci vuoi iniziare con qualche... Io ad esempio in questo caso vorrei descrivervi Caterina Porro, perché Caterina Porro era una lavandaia del borgo di Sant'Agostino, ma era veramente una fanciulla bellissima. E, ecco, ve la descrivo con poche parole, ma queste poche parole penso siano già in grado di farvi capire che tipo di persona fosse. Caterina era la più bella delle lavandaie del borgo e a 19 anni era ancora nubile, a quel tempo 19 anni nubile, avendo rifiutato le proposte di uomini di ogni età che volevano impalmarla, non solo per godere del suo corpo sodo e armonioso, ma per assicurarsi una prole di bell'aspetto. Era dunque la preda più difficile, la più riottosa. Ella si faceva ammirare da tutti, ma non permetteva a nessuno di andare oltre i limiti che aveva imposto. Perché lo facesse è presto detto. Credeva nell'amore vero e non aveva ancora incontrato un uomo capace di fare suonare i campanellini nella sua testa. Inutilmente sua madre le diceva che il tempo cammina con scarpe di lana e dunque doveva decidersi prima che la sua bellezza iniziasse a sfiorire. Caterina rispondeva che chi ama si conficca una pietra nel cuore. Aspettava di trovare almeno una pietra preziosa. E a volte bastano poche parole per comunicare la bellezza o la bruttezza di un'anima. Nel mio libro ci sono anche persone brutte, persone cattive, non mancano ovviamente, però io sono sempre dalla parte dei più, di quelli belli, ma quelli belli dentro, intendiamoci, quelli buoni. Sono sempre dalla parte degli umili e sono sempre dalla parte di chi noi immediatamente sentiamo come amico. È impossibile, ad esempio, non provare un'immediata simpatia per quest'uomo, l'uomo che intratteneva i morti. Pagina 101. Il racconto inizia così. E secondo me dopo queste righe uno già prova simpatia per questo uomo. È dei vivi che bisogna avere paura, non dei morti. Abbondio Noseda si era accorto fin da bambino di quanto fossero profetiche queste parole che nonna Yolanda gli ripeteva con una formula apotropaica ogni volta che lo portava con sé al Camposanto, dove si faceva prendere dalla paura dei trapassati. Erano stati vivi a tormentarlo, prima sui banchi di scuola, poi durante la naia, in guerra, sul posto di lavoro e in tante altre occasioni della vita, per lui così avare di soddisfazioni. Anche la sua defunta consorte, Elisabetta Invernizzi, aveva contribuito a riempirlo di timori. Ma da quando la papina, il cui carattere autoritario le era valso il titolo di Feldmaresciallo Bettina, aveva tirato le cuoia, la solfa era cambiata. Il pavido Abbondio aveva smesso di avere paura dei vivi. Per quanto concerne i morti, non aveva motivo di temerli, giacché da loro non aveva mai subito angherie. Vero che è simpatico, cioè un uomo così lo adotti subito. Intanto perché è un umetto di 75 anni che tutti i giorni con qualsiasi tempo va al cimitero e poi gli succedono insomma
di cotte e di crude. Ecco, Giuseppe, ci vuoi dire 10 episodi veramente molto belli, come abbiamo già detto, ci vuoi dire come sei arrivato a cogitare, a pensare a un libro di questa fattura e naturalmente un libro che parlasse così bene, in modo così interessante appunto del lago di Como? Ti do subito la seconda risposta. Per me è stato facile parlarne così bene perché io sono innamorato di Como, sono innamorato del mio lago, sono innamorato della mia terra. Traspare, c'è amore, c'è passione. Come ci sono arrivato? È curioso. Ci sono arrivato in un momento di parentesi, in un momento di pausa. Nel senso che io ho 6 romanzi nel cassetto, scrivo continuamente, come finisco un libro ne inizio subito un altro. Avevo finito un libro molto, molto impegnativo, perché è un libro di 900 pagine. Ero stremato. E ho la fortuna di vivere a Garzola, che è un sobborgo di Como, in collina per andare a Brunate, e ho una vista stupenda di tutta la città e di tutto il lago. E l'estate mi metto in giardino a scrivere. Avevo davanti questo lago, queste montagne, questa bellezza, ed ero stanco, ma non sono capace di star fermo. E allora ho detto, adesso mi concedo una pausa, racconto il mio lago, la mia terra. E mi sono venuto giù di getto, perché avendo scelto la formula del racconto è stato facile. Il racconto è molto meno impegnativo per uno scrittore, anche se io concepisco il racconto come un mini romanzo, è una storia comunque intensa, però riesci a pensarlo, a scriverlo nel giro di poco tempo ed è finito. E come le ciliegie, ne facevo uno, volevo subito gustare un'altra ciliegia, tant'è che alla fine, quando ho visto che erano 10 racconti, ho detto adesso basta, ritorniamo a fare cose serie. Però in realtà avevo già altri 6 o 7 racconti in testa, e infatti non è detto che non ci sarà un seguito, magari il prossimo si intitolerà Il lamento dell'avarello, giusto per rimanere in tema. E diciamo che l'ho concepito come un libro non importante, che poi alla fine è diventato un bel libro. Volevo, ripeto, concedermi una parentesi e finalmente a 57 anni raccontare la mia terra, perché non l'ho mai fatto. Ho sempre scritto, io sono comasco, ma sono in realtà cittadino del mondo. Ho avuto per tanti anni un'azienda in India, ero spesso in India, ho viaggiato in tutti gli emisferi, portando sempre il mio lago del cuore, ma non ho mai avuto il tempo di raccontare storie lariane, anche perché, ve lo confesso, non sono un intellettuale, ma sono una persona colta, un erudito, e questa cosa mi ha un po' penalizzato. Io ho sempre pensato che raccontare le storie del lago fosse molto provinciale. Poi in realtà un giorno ho anche detto, ma Bassani ha scritto le storie ferraresi, ma le ha dette dappertutto. Joyce ha scritto i racconti di Dublino, ma li ha letti dappertutto. Cioè, non è che scrivere storie lariane significa codificarsi come scrittore provinciale, dipende come le scrivi. E io ho scritto queste storie, ma senza rinunciare al mio modo di scrivere. E allora alla fine mi sono reso conto che queste storie, anzi, quando ho finito il libro ho detto, caspita, magari a Como, e in provincia di Como, questo libro verrà sottovalutato, però un domani potrebbe essere pubblicato negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Francia, in Olanda, perché un libro così potrebbe piacere moltissimo a un pubblico internazionale che vede il lago di Como diversamente da come lo vediamo noi. Molto diversamente. Queste storie in realtà, essendo molto storiche, c'è molta storia, potrebbero piacere tantissimo a un pubblico britannico o tedesco o americano, e quindi alla fine credo di aver fatto la cosa giusta. Insomma, adesso sono già al lavoro su altri libri che non trattano storie lariane, però sono molto contento di aver scritto questo libro, perché io credo
che sia un libro di qualità, ecco. Solitamente si tende a credere che a Como, in provincia di Como, insomma, non ci siano fermenti letterari, e poi scopre improvvisamente che in questo momento è tutto un rigoglio. Se pensiamo a Giovanni Cocco, che sta a Lecco, che è entrato nella cinquina del Campiello, se pensiamo a Federico Roncoroni che potrebbe entrare tra i papabili del Premio Strega, se pensiamo a Guinci penso un po' meno, perché Guin, vi ho sempre detto,